Metropian is a planning and research organization based in Rome, Vienna and Budapest. We look into how to revitalize urban areas and abandoned buildings, and our objective is to connect all the stakeholders at the given territory, to bring together the community and cities and also EU institutions in order to create corporations to revitalize these spaces. Parlare del tema della rigenerazione dei mercati, soprattutto a Roma, è sicuramente una priorità oggi, proprio perché ci rendiamo conto che devono essere totalmente ripensate le funzioni di questi mercati. Noi che ci occupiamo di economia solidale, di economia sociale alternativa, pensiamo che oggi va completamente ripensata l'idea di un mercato che regola solo l'incontro tra la domanda e offerta. Cioè, questo tipo di mercati oggi devono essere dei luoghi che soddisfano in altra maniera le necessità che abbiamo ogni giorno, e dunque non sono solo le necessità legate all'acquisto di prodotti, ma sono le necessità culturali, sociali, di aggregazione. Questi luoghi devono diventare qualcos'altro se vogliono continuare ad esistere. Mercati possono riacquistare una funzione soprattutto di aggregazione sociale, quindi di servizio per i quartieri nei quali si trovano, se riescono a percepire questo cambiamento che è dato soprattutto da come ci si interfaccia tra le persone, e quindi diventare di nuovo delle piazze e quindi non soltanto dei negozi dove si entra, si compra e si esce, ma recuperando quell'aspetto di legame di una comunità che vive su un territorio. Che parlare di gestione dei rifiuti senza collegare la questione anche alla gestione interna del mercato diventa più complesso. L'idea qual è? È come rigenerare questi mercati facendo in modo che anche all'interno della produzione dei rifiuti ci sia una filiera corta. Si è parlato di compostaggio di comunità, di compostaggio domestico e di vuoto a rendere, di questa grande sfida che ormai l'Europa ha già avviato. In Germania il vuoto a rendere è già attivo dal 2006, di come l'introduzione del vuoto a rendere anche a livello sperimentale, ma si spera con una legge nazionale, possa anche ridurre la produzione di tantissimi imballaggi. L'altra grande sfida è come gestire i rifiuti organici, che sono l'altra grande produzione del mercato. Qui l'idea sarebbe quella di anche in questo caso accorciare la filiera, come? Facendo degli impianti di compostaggio di comunità molto piccoli che permetterebbero di produrre compost, e compost da utilizzare negli orti urbani. Cioè, Roma dovrebbe avere la capacità di innanzitutto di autoalimentarsi della propria produzione agricola, e anche in questo caso, come si vede, il cerchio si chiude su un circuito di filiera corta. Il mercato senz'altro dovrebbe essere un punto più accogliente, dovrebbe avere più calore che magari entrare in un supermercato o in un centro commerciale. È quello il bello del mercato, la varietà di colori, la varietà di attività commerciali una attaccata all'altra. Prima si chiudeva verso le 4, poi verso le 3, poi verso le 2, all'1, adesso i mercati
sono vuoti, quando prima era l'apice magari del commercio. Quindi anche questi cambiamenti che ci sono stati, perché le famiglie sono cambiate, una volta c'era il pranzo collettivo di tutta quanta la famiglia, la spesa è finalizzata esclusivamente al pasto serale, che è sempre molto limitato, e poi secondo me dovremmo anche avere magari più libertà di manovra all'interno di questo spazio chiuso per poter accogliere persone esterne, anche diciamo non acquirenti, semplicemente persone che passano un'ora, due ore di pausa in questa struttura, dargli la possibilità ad esempio di acquistare un panino e poterlo mangiare all'interno con dei tavolini, con delle panchine. Box che sono chiusi non vengono riattivati, e questa cosa però la può decidere solo chi sta sopra di noi, cioè noi le festicciole le possiamo organizzare, ma aprire un box non lo possiamo fare. Per il futuro la situazione è preoccupante se non viene cambiato l'andamento, perché l'andamento in questo momento è discendente per tutti quanti, insomma. Una cosa importante in questo mercato storico è il rilancio della struttura, che da anni ha qualche inefficienza dovuta alle gestioni del comune, a leggi regionali che sono incongruenti all'attuale situazione dei mercati rionali. Abbiamo un biodinamico favoloso e vorremmo integrare anche il chilometro zero, anche il cucinare dei cibi che provengono dal mercato stesso. Quindi. Io mi occupo a livello municipale di mercati in realtà, e sono venuto qui oggi a trovare Daniele e l'associazione perché hanno collaborato, abbiamo lavorato non solo sul mercato di Sant'Igino Papa ma anche altre questioni a livello di Montemario, e in realtà a Primavalle abbiamo fatto un pochino un esperimento simile a quello che poi oggi è stato fatto qui qualche mese fa. Tutto legato sull'idea di cercare di riattivare i mercati come un patrimonio pubblico, insomma, di grande importanza, un bene comune, legato però a un ragionamento non solo di bellezza o di cultura o quant'altro, ma anche di lavoro in un momento economico di grande difficoltà. Da una parte i beni sono molto appetibili, dall'altra la pubblica amministrazione li blocca come tante altre parti del nostro patrimonio pubblico, e quindi quello che vorremmo creare è una messa in rete della domanda, che sia una domanda di riappropriazione del bene pubblico ma anche parimenti del diritto di potersi trovare un lavoro, di avere una famiglia, di poter continuare a vivere nella nostra città, soprattutto da parte di chi appartiene comunque alle nuove generazioni e comunque soffre in prima persona questo tipo di problema economico. Quindi è una battaglia sociale, politica, ma anche economica e di lavoro.
Da circa un anno mi sto occupando, insieme a Cittadinanza Attiva, del riutilizzo di spazi urbani abbandonati o sottoutilizzati. Uno di questi è il mercato Metronio, dove ci troviamo. L'idea è quella di recuperare il mercato tramite la generazione di nuovi posti di lavoro e di avere un impatto di tipo commerciale e economico sia per il mercato che per il quartiere. Nel particolare ci stiamo concentrando sulla creazione di un modulo di co-working per facilitare tutte quelle nuove professionalità, molto spesso individuali, che hanno bisogno di uno spazio di lavoro. In questo piano superiore creare dei laboratori per nuovi artigiani, quindi tutte quelle professionalità che molto spesso si vedono costrette a lavorare a casa o a vendere i propri prodotti via internet. Vorremmo renderle il più fisiche possibile e cercare di assicurare uno scambio anche con chi già il mercato lo utilizza. Fare delle piccole innovazioni all'interno di questa struttura perché possa rivivere, e questo non può essere fatto senza il coinvolgimento delle associazioni che sono qui oggi e di tutti gli operatori del mercato. Io mi occupo di mercati da un po' di tempo, mi occupo anche di laboratori di progettazione partecipata con i commercianti, e sono qui oggi perché i mercati stanno avendo grande attenzione, un'attenzione crescente in quanto luogo pubblico e luogo comunque, diciamo, in crisi, perché ha bisogno di una sua risignificazione. Il mercato può essere un formidabile generatore di usi molteplici per la città. Attualmente però, con questa esperienza di oggi, abbiamo visto che i vincoli sono numerosi, non solo di tipo istituzionale o burocratico, ma proprio anche per il grande interesse di diversi soggetti che sta dietro il mondo dei mercati. While working on these abandoned spaces, all of a sudden then we bumped into markets. This was a place that a lot of citizens started pointing out as something that wasn't working but had a great potential. And look at us here, this place has a lot of hidden secrets. And this is how we started speaking with the operators in the markets, with the administration, and we started identifying and mapping a lot of the problems that were here. This was a legal problem. There was a lot of bureaucratical barriers in the assignment of a lot of the stalls in the market. This was a cultural problem. A lot of the market vendors, for example, didn't realize fully what type of changes the clients would have liked. And this has also a problem, if we say in economical terms. So what is the economic model that we want to develop for an inclusive refurbishment and revitalization of the market?